Presidente, una buona prova da parte del Pineto, siete calati negli ultimi 10 minuti, come valutare questo 0-0? Sicuramente una prestazione migliore delle precedenti. Io avevo un po' timore del secondo tempo, però la squadra ha reagito bene, mi è piaciuta, anche se abbiamo incontrato una squadra molto molto forte, ben attrezzata in ogni reparto, però il Pineto ha giocato la sua partita bene, sono soddisfatto. Ecco, alla fine avete rischiato di perdere, ma c'era probabilmente quel calcio di rigore che vi fa recriminare su Di Giovacchino. Che devo dire, le partite di calcio vivono anche di episodi. Un grande applauso a Marcorelli, perché il ragazzo ha avuto un istinto reattivo stupendo, meraviglioso, una parata da grande, proprio da grande portiere. E il rigore, sì, a detta di tutti c'è stato il fallo su Di Giovacchino, però l'arbitro era lì, ha deciso così. Sono decisioni arbitrali che non possiamo contestare. Ecco Presidente, ora si va incontro a questa sosta forzata. Come arriva il Pineto? È soddisfatto di questo inizio di stagione ed è giusto insomma fermarsi? Ma soddisfatti, saremmo stati più soddisfatti con qualche punto in più, però la nostra squadra è stata quasi rinnovata per tanti elementi. Ci aspettiamo che alla ripresa questi ragazzi possono dare il meglio di loro stessi, come penso e credo che possono fare. E questa sosta è giusta? Può avere delle conseguenze? Cosa pensa di questo stop che va profilandosi? È un momento di caos a livello nazionale, a livello di sanità. Abbiamo tanti contagi, seppur portatori sani la maggior parte, però il pericolo è verso le persone anziane, le persone che già hanno altre patologie. Quindi dobbiamo fare un attimo di attenzione, fermarsi sicuramente è giusto, fa riflettere e soprattutto dobbiamo vedere l'andamento di questa seconda ondata.